siamo convinti che da un po' di tempo abbiamo intrapreso un percorso che ci porterà in maniera definitiva ad imporci come città d'arte, di cultura e di turismo. Questi due giorni di San Filippo, due giorni in cui faremo in modo che tutti quanti vengano dal santo, i fedeli, tutti i pellegrini possano visitare la nostra città. È un evento del popolo. Dal 1633 numerosissimi devoti si spostano a piedi dai diversi comuni del centro Sicilia, percorrono le strade statali, strade provinciali e anche strade di campagna per giungere qui al santuario di San Filippo Apostolo. In questa occasione il sindaco della città, Enzo Lacchiana, insieme ai suoi assessori, ai suoi collaboratori, ha organizzato numerosi eventi e ha continuato quella precisa programmazione di promozione turistica che già dà ottimi risultati. I numerosi visitatori possono fruire del parcheggio polifunzionale da poco ultimato. L'area, dotata di un sistema di videosorveglianza, dispone di 400 posti auto, 40 posti camper con tutti i servizi garantiti. E in questo sabato di festa ha avuto appena inizio la cerimonia di inaugurazione della biblioteca comunale Gaetano Scovazzo. La biblioteca è stata completamente ristrutturata e riorganizzata a costo zero, grazie a una virtuosa azione amministrativa che ha coinvolto i lavoratori del reddito minimo e del servizio civico. Si è appena conclusa l'inaugurazione della biblioteca comunale, fra qualche minuto si procederà alla dimostrazione del QR code. Enzo, sindaco, diversi eventi avete organizzato, numerosissimi, tra poco andiamo anche ad inaugurare il centro multimediale, una promozione turistica importante. Ma per noi è semplicemente un dovere, Aidone merita di essere considerata, di essere valorizzata quale città d'arte, di cultura e di turismo, qual è. Per cui tutte le nostre iniziative vanno in questa direzione. Devo ringraziare comunque che la comunità è attenta, è unita, è sempre partecipe, è sempre presente, lavora per questo nostro disegno. Quindi andando a ricordare la festa di San Filippo è stata l'occasione per proporre poi ai turisti diversi punti di interesse. Sì, San Filippo richiama almeno 40-50 mila visitatori, pellegrini, fedeli, per cui è nostro impegno far sì che questi fedeli possano visitare e gustare tutto il patrimonio nostro storico, culturale, archeologico ed anche paesaggistico. Aidone è stupenda in tutti i sensi. Assessore, quindi una biblioteca completamente ristrutturata con un'azione dell'amministrazione virtuosa, utilizzando pochissimi fondi e comunque canalizzando il lavoro del reddito minimo, dei lavoratori del reddito minimo e del servizio civico. Questo comunque è da premiare. Non ci sono dubbi, con le risorse che sono sempre meno da parte della Regione nei confronti dei comuni, i comuni stanno dimostrando di utilizzare veramente il personale, perché non dobbiamo dimenticare che il reddito minimo viene pagato dalla Regione, che viene molto contestato perché, come ho detto poco fa, solamente Enne e Caltanissetta utilizzano questi lavoratori, perché è stato un progetto in via sperimentale. Adesso noi possiamo dire a tutti che il reddito minimo è utile, che sono dei lavoratori che hanno la necessità e la voglia di lavorare, che quello che noi diamo loro se lo meritano. Oggi possiamo dire Aidone rivive grazie al sindaco Lacchiana, perché è molto attento, ma non solo Aidone rivive per la festa di San Filippo, perciò anche il turismo spirituale che è molto importante, dove si può coniugare qualsiasi tipo di turismo. L'importante è la presenza, ma è stato bellissimo oggi vedere la partecipazione dei cittadini di Aidone. Sovrintendente Gueli, oggi si dimostra, Aidone dimostra che avere un bene culturale diventa importante per una promozione turistica programmata ed efficace. Indubbiamente sì, ma Aidone non ha solo questo, lo sapete benissimo, Aidone è una bomboniera ricca di tantissimi beni culturali che a poco si stanno recuperando e li stiamo mettendo a frutto, usiamo questo termine brutto, però è così. E questo è un altro piccolo passo a che Aidone assurga a una dimensione diversa, una dimensione migliore. Io sono convinto che Aidone potrebbe, a brevissimo, perché non ci sono tante cose da recuperare ancora da Aidone dal punto di vista di contesto urbano,
potrebbe anche concorrere ai Borghi d'Italia, per esempio. Con delle piccole, con io ho già parlato con il sindaco in più di un'occasione, e veramente con molto poco potremmo riuscire ad ottenere questo grosso risultato. Qui è un augurio che faccio al sindaco, alla città di Edone, e per il piccolo contributo anche a me stesso per quello che riusciamo a fare. È in questo giorno di festa un'altra inaugurazione. Gli amici del Parco di Borgantina, siamo col presidente Elisa Careri, inaugurano un museo. Sì, il nostro è un museo etnoantropologico della civiltà contadina. Il nostro scopo è quello di diciamo portare alla luce quelle che erano le tradizioni culturali del nostro paese, che si basavano appunto più che altro sulla cultura dei cereali, del grano, della cicerchia. Volevamo fare un piccolo ringraziamento all'amministrazione comunale, all'assessore Landieri e a tutti coloro che ci stanno sostenendo per realizzare questo nostro progetto. Questo è un museo particolare, non come gli altri che sono solitamente una raccolta di oggetti. Sindaco, questo è un museo che ripropone la casa di un tempo. I contadini avevano vicino la stalla, la cucina, la camera da letto. Sì, in effetti è così. La biblioteca è il nostro museo civico, non poteva mancare questo museo etnoantropologico, rappresenta appunto la cultura, le nostre tradizioni. L'agricoltura è un po' il settore trainante dell'economia aidonese ancora oggi, ed è stupendo che questa bellissima associazione, che è diretta da Elisa Careri, abbia messo su questo che sarà sicuramente uno dei luoghi più visitati e che per certi versi farà muovere anche i cuori dei nostri anziani. Si è appena conclusa l'inaugurazione del centro multimediale. Ci troviamo qui davanti al centro, dove in bella mostra il QR code l'esperto del comune Giuseppe Mascara ci spiegherà in cosa consiste. Allora, abbiamo attivato questa tecnologia che permetterà ai turisti, pur avendo anche i locali chiusi, comunque di controllare i contenuti e farsi già un'idea di quelle che sono le bellezze di questo posto. Abbiamo messo anche 4 postazioni di hotspot wifi libero che coprono la piazza Filippo Cordova, coprono la piazza della biblioteca, piazza Torre Struppia e largo Torre Struppia proprio davanti al museo, proprio per non far perdere al turista il percorso della connettività, in modo tale che quando appunto scannerizza questi QR code avrà la possibilità di seguire un percorso ben definito. Quindi ad oggi abbiamo preso questa scelta che permette appunto di portare avanti una promozione turistica integrata. Ritengo opportuno che l'amministrazione oggi ha fatto un passaggio importante sulla tecnologia, perché ad oggi, visto anche le risorse che ha questo posto, e non metterle a pari passo con quelli che sono gli strumenti tecnologici, era veramente una cosa da non perdere. A questo punto, grazie a questa possibilità dell'info center Rocca di Cerere Factory, abbiamo permesso oggi di avere un'interazione tecnologica in modo tale che i turisti già hanno a portata di mano quelle che sono le, appunto, tutte le bellezze di questo posto. La tecnologia è una cosa importante, ma assessore, il verde pubblico è anche importante, quindi già tu sei proiettato già da domani a fare altro, che cosa stai programmando? In pratica, in occasione della Pasqua e del San Filippo, abbiamo programmato una pulizia generale di tutto il paese e di tutte le aree verdi. Il tutto si concluderà con la piena fruibilità della villa comunale, perché già dal 2 maggio tutti gli operatori del servizio civico saranno impegnati proprio a fare un restyling della villa comunale, compatibilmente con le risorse che ci sono disponibili, naturalmente a basso costo, in armonia e con il contributo di tutti i cittadini e soprattutto dei ragazzi del servizio civico che in via sperimentale l'abbiamo messo in campo già lo scorso anno, che stanno dando ottimi risultati dal punto di vista della qualità, del coinvolgimento e anche del sistema paese, perché ognuno deve essere messo in condizione di dare il contributo che può dare e questo ci stiamo riuscendo.